suggerito a Marco Travaglio, che penso sia una persona con un numero enorme di difetti, voi sapete quanto sono lontano da lui, però penso che è uno che seriamente si impegna nella battaglia contro la mafia, gli ho suggerito di liberarsi di Roberto Scarpinato, l'ex magistrato, ora senatore di 5 Stelle, voi sapete che c'è questa abitudine di alcuni magistrati che riescono a entrare bene nel mondo dei media, che poi quando hanno finito, vanno in pensione, passano direttamente dalla magistratura a un seggio parlamentare, talvolta anche di ministro. E ho suggerito a Travaglio, se vuole fare davvero la battaglia antimafia, di liberarsi però dell'ingombrante presenza di Scarpinato, perché insomma Scarpinato ne ha fatte tante. Adesso l'ultima è questa del modo in cui ha provato a delegittimare il pentito Avola, e invece poi Gip ha detto no, ma questo è, non è inattendibile. Ma prima, insomma, poi c'è la storia di Borsellino, tutte le cose che lui ha scritto e detto come amico stretto di Borsellino, poi si è scoperto che no, Borsellino non lo considerava un suo amico. Poi c'è la storia del processo trattativa Stato Mafia, che lui avviò tantissimi anni fa, poi lasciò, poi riprese. E poi c'è la storia che conoscete credo tutti, perché ormai è diventata abbastanza nota, di come archiviò nel 1992 il dossier Mafia Appalti, che era stato preparato dal generale Mori, credo che allora fosse colonnello Mori, e che Borsellino diceva essere importantissimo e voleva che fosse dato a lui. Invece pochi giorni prima della morte di Borsellino e a insaputa di Borsellino, Scarpinato chiese l'archiviazione e poi la depositò pochi giorni dopo la morte di Borsellino, e poi fu archiviato pochissimo dopo. Fu accettata l'archiviazione, Borsellino fu ucciso il 19 luglio, la richiesta di archiviazione a Scarpinato fu presentata e fu depositata il 22, e già il 14 agosto era archiviato. Scarpinato si è offeso, lui credo che sia abbastanza permaloso, ogni volta che io gli parlo del processo Mafia Appalti si arrabbia molto, ma ha querelato, lo fa spessissimo, è una persona che mi querela molto spesso, e ha dichiarato che io ho detto delle falsità. Io non ho detto nessuna falsità, e quindi la sua querela non sta in piedi. Starebbe invece in piedi una mia querela, perché lui mi ha calunniato sostenendo che io ho detto delle falsità. Però vi dico che io non querelerò Scarpinato, e per due ragioni. La prima è che io non ho mai querelato nessuno. Considero la querela, tranne casi particolarissimi, se uno dice hai ammazzato uno, considero la querela sostanzialmente uno strumento che i politici, e soprattutto i magistrati, tanto più i magistrati politici come in questo caso, usano per intimidire i giornalisti. Questa tesi spesso l'ha sostenuta anche Marco Travaglio, io sono d'accordo con lui, però lui mi sa che la sostiene solo quando la querela è a suo danno, un po' meno quando è a danno di altri. È un sistema per intimidire, perché dice io lo querelo, lo metto in difficoltà, perché comunque sapete, una querela devi spendere dei soldi per difenderti, e quindi in ogni caso ottengo un risultato, è un metodo. Quindi io non querelo mai. Poi c'è una seconda ragione per cui non querelo, che tutti gli avvocati mi hanno sempre spiegato: querela chi ti pare, ma non un magistrato o un ex magistrato, perché nessuno mai ha vinto, e i magistrati comunque quando querelano vanno poi a giudizio di un altro magistrato che molto raramente gli dà torto. E comunque io non mi lascio intimidire, diceva anzi Totò, quando c'è un famoso film con Fabrizi che fa il poliziotto e spara per aria, dice questo è un colpo a scopo intimidatorio, e Totò risponde e io non mi intimido, non mi intimido neanche io di fronte a Scarpinato, e continuerò a raccontare come nel 1992 successero delle cose molto gravi a Palermo, sono quelle di cui si sta occupando la Commissione Antimafia, perché finalmente dopo più di 30 anni pezzi di verità cominciano a emergere, e continuerò a ripetere quella frase che disse Borsellino a sua moglie, che sua moglie riferì, diceva Borsellino il giorno prima di essere ucciso: mi uccideranno e non sarà la mafia, ma chi mi uccide sarà
stato mandato dai miei colleghi e da altri. Scarpinato molte volte ha riferito questa frase, ma miei colleghi l'ha fatto sparire, come si dice, l'ha sbianchettato. L'accusa di Borsellino era gravissima e il fatto che sia stata cancellata la parola veramente grave di quell'accusa, diciamo che non fa onore a chi l'ha cancellata.